L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Il primo buongiorno al professor Vittorio Sgarbi insieme con Marcello Mici. Buongiorno. Eccolo. Dunque, caro professore, in contrapposizione a quanto è accaduto ieri in Campidoglio, quella rissa fra Tangheri in merito alla vicenda Acea, sì. C'è questa mattina a pagina 39 di La Cultura di Repubblica un documento bellissimo, vale a dire Emilio Garroni riporta un'intervista rivolta nel 60 ad Adriano Olivetti, l'imprenditore utopista, il quale diceva a Garroni: educhiamoci alla bellezza. Siccome io oramai sono tutto compreso nel movimento rivoluzionario che verte e quantomeno proverà, credo, a riportare i valori fondamentali di una società, quali appunto la bellezza. Nel 60 Olivetti dice a Garroni delle cose, intanto aveva una biblioteca di 50.000 volumi a disposizione degli operai, che dice Olivetti la frequentavano e ne facevano uso. Quindi, caro professore, si dice che all'epoca c'erano le prospettive del dopoguerra per poter risanare un paese, ma oggi noi siamo peggio del dopoguerra culturalmente, o no? Che ne dice lei? No, non sarei pessimista. Mi sembra che tu questo l'ho detto ieri sera lungo a Berlusconi, cioè da ogni parte, sia rispetto a quelli che pensano a un mondo nuovo, sia rispetto a quelli che hanno dovuto abdicare come lui, c'è questo continuo piangersi addosso, vedere le cose che non funzionano. Oggi hanno bocciato 5 ragazzi in prima elementare a Pescara. È vero. È una serie di fatti. Mi pare invece che io incontro ragazzi particolarmente svegli, intelligenti, lucidi, molto più di quanto non fossero quelli della mia epoca. E ci sono più problemi e una realtà molto più trasparente. La bellezza del tempo da cui noi veniamo è che molte cose non si vedevano, non si raggiungevano, non si conoscevano, c'era una difficoltà di interpretare le situazioni, anche nei luoghi dove c'erano delle dittature potevano prosperare perché l'informazione arrivava troppo tardi per impedire una reazione della pubblica opinione. Adesso noi abbiamo mille orecchie, mille occhi, mille distrazioni, mille curiosità, mille culture, per cui io non ho mai visto un tempo di migliore rinascita di questo. Se il vero rinascimento è questo, io sento solo idioti che si piangono addosso. Lo stesso Berlusconi, che pure mi è sempre stato simpatico, fa delle geremiadi e vede tutto nero, tragico, triste, una catastrofe. Io non sono mai stato così bene, insomma, non ho mai visto un'epoca più florida e felice, e non ho mai visto la prova che quando lei pensa che le iniziative che sono state fatte di festival, ma lei mi deve spiegare perché abbiamo dovuto spendere 2 milioni di euro per fare il Tristano e Isotta quando, mi pare che fosse all'epoca ancora assessore al Teatro La Scala, era una quantità di soldi buttati. Adesso finalmente non si buttano più soldi, pensi che meraviglia, se uno guarda le cose che ci sono, a parte il terremoto che è l'unica notizia negativa, ma anche questa per tutto sommato lo sarà fino a un certo punto, perché vedremo quei luoghi finalmente rimessi in ordine nell'arco di 3 o 4 anni, come è capitato a Noto, dove in 10 anni, essendo in Sicilia, abbiamo ricostruito più bella la cattedrale di prima. Sì. Anche il terremoto non è una notizia che può essere rubricata semplicemente fra i dati negativi, è una ragione, è uno sprone a sistemare, a mettere in sicurezza, a renderci conto delle nostre difficoltà, delle nostre fragilità, però io vedo tempi buoni, insomma. Il rapporto a che cosa, professore? Perché sono dei minusamente, Campidoglio, cioè, un luogo dove c'è Alemanno, cosa può essere se non una frequenzia? Brutte storie. Con tutta modesta, non so, basti pensare a Palazzo Braschi, che ne parlavamo l'altro giorno, che avremmo dovuto utilizzare per la mostra della mia collezione, adesso pare che vogliono fare degli uffici, cioè sono delle mentalità così minuscole, così modeste. Cioè il problema vero è che le persone intelligenti sono lontane dal potere, quelle che stanno al potere sono dei coglioni, e quindi andiamo così. Ma però questo serve giusto per fare articoli sui giornali e consentirci di parlare negativamente delle cose.
Ieri sera ho dovuto parlare con gli altri due idioti di Cruciani e Parenzo, perché le Iene hanno chiate da Barbareschi. Dico, ma che argomento è? Ma cosa ve ne frega? Voi dico, ma Barbareschi perché fa il parlamentare e fa anche delle produzioni, ma chi se ne frega? Non ho capito quali sono, che argomenti saranno, quali temi dovremo. Non so, mi pare un mondo distratto da mille cretini che hanno la parola, e le persone silenti fortunatamente coltivano una silenziosa intelligenza delle cose e parlano tra sé e sé di cose più alte, insomma. Ma bisogna stanarle queste persone, professore, per bisogna coltivare l'ottimismo che lei mi contagia, fra l'altro. Staniamo questi personaggi, portiamoli in luce, facciamo qualcosa. Ma adesso domani, dopodomani leggerà sul giornale il mio articolo la comunicazione infetta del fatto. Sì. Allora io adesso le faccio una domanda. Mentre lei mi parla, io sono sottoposto a delle cure drastiche. Che meraviglia, sì. Allora le cure che sì, vengono... Sì, immagino, sì, le terapie quali è uso. Due infermiere che stanno applicandosi. Benissimo, benone. Lei mi deve rispondere, illustre e caro amico. Sì. Mi faccia una interpretazione dell'attentato di Brindisi. Sì. Che cosa è stato? L'attentato di Brindisi è il gesto di un psicopatico, secondo il mio punto di vista. Lo sappiamo, non quello che lei pensa, cosa sappiamo? Uno psicopatico? Uno psicopatico che pensa di vendicarsi dei presunti torti subiti, si attrezza, si organizza con una cultura del gas, quale lui aveva, e fa una roba tipo quella che abbiamo appreso dai giornali, punto. Punto. Allora le leggo quello che è stato detto dal 20 al 27 maggio. Sì. Questo è un uomo tra i più importanti d'Italia, è un uomo a cui abbiamo affidato inchieste straordinarie, è un uomo che ogni giorno in televisione, votando a sinistra, scrivendo sul giornale di sinistra, eppure essendo un magistrato, ci dice: Giancarlo Caselli, questa è una strage realizzata da criminali capaci di pianificare la violenza a livelli di massima micidialità. Lo stragismo mafioso ha dimostrato di essere capace delle nefandezze più bestiali. C'è un problema di minacce inquietanti alle regole stesse della democrazia, con il rischio che si aprano spazi a poteri più o meno occulti o deviati che non sanno rinunciare alla tentazione di soluzioni autoritarie, soprattutto a fronte di gravi problemi politici ed economici. Maria Falcone è come se avessero ucciso l'altra volta Giovanni. Poi, titolo del Fatto del 20 maggio, tornano le stragi, uccidono i ragazzi. Il Fatto, la pista più inquietante, mafia e nuove trattative, come del 93. Barbacetto, come la prima finisce la seconda repubblica. Le analogie con il 93, i partiti crollano e arrivano le bombe. Se invece si allineano pazientemente i fatti e si incrociano pazientemente i fatti, e si incrociano scelte politiche e azioni mafiose, ci si convince che la strategia della tensione è una costante nella storia italiana. Ingroia, siamo in una fase di passaggio politico e istituzionale molto delicato, con la formazione di nuovi partiti politici. Siccome sappiamo la mafia non riesce a fare bene nei rapporti con la politica, si mette sul mercato. Il 22 maggio si allarga il cerchio delle ricerche che risalgono le probabilità di una matrice mafiosa e terroristica. Mando dalla Chiesa, 26 maggio, identikit e colpevoli, Cosa Nostra e i poteri sporchi. Tutto questo dal 20 al 26 maggio. Il Fatto del 27, Gioacchino Genchi, bomba sporca, comodo indicare la mafia. Ecco, questa è la morale. Mi viene a spiegare se io, di fronte a quello che lei mi ha detto con l'interpretazione dei fatti, sì, ho fin dall'inizio immaginato essere l'atto di un cretino disperato, devo leggere tutti i giorni la propaganda che mi spiega che siamo tornati nel 93 e che la mafia è l'autore. Non le pare che sia questo il crimine, che il Fatto sia un giornale infetto che diffonde falsi allarmi per far credere che esista la mafia, e insieme ai magistrati come Caselli che fanno i processi inventando i mafiosi che non ci sono, e che questo rientri nella stessa logica per cui, a fronte della bellezza con cui ho fatto la rivoluzione a Salemi, hanno voluto chiuderla per mafia perché loro sono la vera mafia? Questo è il problema vero, che l'Italia è oppressa da cretini, imbecilli che parlano, magistrati corrotti e immorali, che non sono corrotti perché prendono i soldi, ma sono corrotti perché mentono, perché dicono balle, perché inventano l'allarme. Caselli dovrebbe essere arrestato,
dopo che con la sua autorità ha scritto che quel povero cretino assassino era la mafia delle nuove stragi. È una cosa immonda. Dovrebbe essere preso, mandato davanti al CSM che dice lei deve essere mandato a casa per indegnità. E invece è Caselli. Sono 20 anni che lo dico, che abbiamo un personaggio di questo genere che pensa di dire e interpretare la realtà raccontando soltanto le sue fantasie. E naturalmente tutto questo diventa il male, la malattia, la mafia. Per forza che andiamo male, siamo pieni di gente di questo genere.